Dicevo, sì, sto qualcosa per Cattelan. L'asciugamano, voto 7 su 10, si sottovaluta molto. In realtà non solo può asciugare più di una mano, ma può anche asciugare altre parti del corpo. Il tasto della I accentata sulla tastiera, voto 9 su 10, benché sia una lettera come le altre, è stata ingiustamente posizionata in alto tra i numeri, una discriminazione assolutamente ingiustificata. La RAI, Radio Televisione Italiana, voto 10 su 10, da sempre il sogno di possedere una radiotelevisione, cioè una fusione tra la radio e la televisione, ha uno schermo, la guardo mentre vado in auto e c'è un disc jockey che mette le canzoni, ma col pubblico in studio che applaude, ogni tanto non prende bene, il tutto sottotitolato alla pagina 777 del televideo, anzi del radiotelevideo. Il Sole, voto 8 su 10, non sarà tra le stelle più grandi dell'universo, ma ormai le vogliamo bene e comunque meglio Sole che male accompagnate. Il ragazzo che fa le recensioni a stasera c'è Cattelan, voto 7 su 10, è simpatico ma la R moscia e poi si vede che alle sue spalle non ci sono veramente le cose che recensisce, probabilmente usa qualche effetto speciale, poi ad essere onesti ha anche il naso un po' più lungo della media, cosa che potrebbe dargli anche qualche insicurezza, e per questo meriterebbe forse un voto anche maggiore, magari 8 su 10, non dico 9 su 10 che poi sembra che si voglia vantare, che poi la remoscia alla fine non è neanche un difetto, cioè io parlo comunque normalmente, che poi anche il naso, voglio dire, ma chi è che può vantare un naso normale? No, ma perché stavo spiegando che...